tanta bella luce qui sulla piazza. Ecco, comincia ad accendersi le prime, benissimo. Altre, 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 ne voglio tante, tante. Forza, tanto non pagare, non abbiate paura, questa non è Negre, avete già pagato tutto. Ecco, laggiù, ancora laggiù, forza. Qua vicino. Ah, che bello, ma proprio bello. E adesso, se siamo pronti, possiamo partire.
chi se ne ricorda? La signora fa dei vecchi ricordi. Sì, l'LP che per i ragazzi, insomma, possiamo dirlo che erano dei dischi grandi, 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 ma che contenevano solo 10 canzoni. Tra l'altro, comunque sia, dopo un lungo periodo in cui sono stati messi da parte, sono tornati comunque, almeno per gli amatori, ancora sono in circolazione, spesso e volentieri. Anche noi da poco, per esempio, abbiamo fatto una riedizione dell'LP Due ragazzi nel sole, con un vinile rosso, quindi completamente, purtroppo è terminato, non posso neanche chiedere se qualcuno è interessato, perché abbiamo fatto poche edizioni e sono andate subito forte. E ecco, faceva questo rumore, ve lo ricordate? Sì, quando si metteva il disco c'era il rumore che ci faceva capire che stava per partire la musica e che il disco era stato utilizzato. Adesso invece, quando uno meno se l'aspetta, pop, parte la musica senza nessun rumore prima. Sono le differenze, c'è il suono caldo e il suono freddo, c'è il suono digitale e il suono analogico, c'è il suono del cuore e il suono della tecnica. Ognuno scelga quello che vuole. Noi però vogliamo tornare un po' indietro e ripercorrere leggermente, fare un po' di canzoni, un po' di quelle canzoni che erano contenute in quei primi libri. Già ne abbiamo fatto tante, ma altre le vogliamo fare adesso, in una forma più tranquilla, più serena. Al portone di scuola, incapace di dirti una sola parola, con la barba non fatta per darmi importanza, le stelle di latta pendevo alla stanza, seguivo per strada ed il braccio ingessato, quando presi il coraggio lo volli firmato. Fine lo tolsi ed appesi anche quello tra le stelle di latta ed un vecchio coltello. Poi rimasi a cantarmi pensieri nel letto, l'amore a stare in mezzo al cielo, a giocare coi sogni che stava contento, l'amore a stare in mezzo al volo, a guardare il mio viso smarrito allo specchio, sentiva vent'anni, vent'anni più. Dentro lo stagno hanno
non cerchi concentrici in vano nel sogno. Le creature abbracciate alle soglie del bosco, una donna diversa che neanche conosco. Non è tanto degli altri che provo paura. Altre mani comunque ti lasciano pura. Tu sei fredda e distante e per quanto ti tocchi c'è esperienza che uccide lì dentro i tuoi occhi. Alla batteria Francesco Astara. Bravo Francesco! Non era finita, non lo sapevamo. Alle tastiere Fabio Nicosia. Bravo Fabio! Alla chitarra c'è Uccio Soro. E al basso elettrico e alla voce Tore Fazzi! Bravo Tore!
Allora, dopo questa presentazione così bella non posso far altro che presentare una canzone altrettanto bella, anzi, non la presento. Oh,
maestra inconfondibile Stella, una canzone che fa parte dell'ultimo album che abbiamo pubblicato, anzi gli ha quasi dato il titolo, perché l'ultimo album si intitola Inconfondibile, è un album che abbiamo pubblicato nel 2018, poi non abbiamo fatto in tempo a portarlo più di tanto in giro, in promozione, perché sappiamo tutti, insomma, ci siamo fermati per 2 anni. Questa sera da Inconfondibile vi abbiamo fatto ascoltare appunto Inconfondibile Stella, poi Vienna all'inizio, Non ti dimenticherò, Ascolta. Tutte queste canzoni sono contenute, raccolte in un album, un CD, che ormai anche loro sono utilizzati più come ricordi che come ascolto, perché ovviamente ascoltiamo sul telefonino, ascoltiamo su Spotify, ascoltiamo con la pennetta, però il CD è sempre un gran bel ricordo. Se qualcuno volesse autografarlo alla termine del concerto, sono disponibili vicino al banco della regia sia Inconfondibile che tutti gli altri dischi che contengono tutte le canzoni dalle origini fino ad oggi. E detto questo mi sa che me ne vado. Canta Fabio? No. Canta Francesco. Non c'è il microfono. Che sfortunato. Proprio stasera che voleva cantare non ha il microfono. Sto ragazzo. Glielo regalo io il microfono, va? Va bene, allora facciamo una canzone. Glielo regali? Certo. Ma no, stasera ce la fai? No, ormai è tardi. E allora facciamo un'altra canzone, dai. Una canzone che abbiamo portato ad uno dei vari... Vediamo se indovinate di che canzone si tratta, ad uno dei vari festival di Sanremo cui abbiamo partecipato. We'll be right back.
5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia soltanto, mi ricordo bene, seguo il vento pure io.
Questa è una dedica che, insomma, non si può non fare. L'abbiamo già cantata, Piano piano mi innamorai di te, e era dedicata a Marco e Rossella, sposi il 27 agosto. Quindi, auguri, auguri, in anticipo ovviamente. E che altro dire, che altro dire? Sì, abbiamo parlato di tante canzoni. E adesso vi voglio parlare invece di una nuova produzione che stiamo portando avanti. Siamo già a metà lavoro e penso che fine anno, primi dell'anno prossimo, sarà pubblicato l'album completo. Però nel frattempo, poiché già alcune canzoni sono pronte, abbiamo deciso di pubblicarne una prima, così per dare un primo assaggio di questo disco. E il disco uscirà, cioè il singolo uscirà il 1° settembre. Sarà in tutti i negozi musicali, quelli online ovviamente, ormai ci sono questi, e quindi andrà su Amazon, Spotify, iTunes Store, insomma tutti quanti, sono tanti, ognuno penso sia affezionato a qualcuno di questi negozi, di queste piattaforme. E intanto il 1° settembre esce, ma nel frattempo è anche, si può ascoltare un pezzetto e anche fare il pre-order su iTunes Store. Ovviamente questo soltanto per chi usa un prodotto della Apple, non voglio fare la pubblicità, ma questo è, non ci posso fare niente, quindi un iPhone oppure un computer con la Apple e via dicendo, si può andare sulla iTunes Store e ascoltarne un pezzetto e fare il pre-order, ovviamente a un prezzo inferiore, ma il prezzo insomma è talmente basso di un download che non è il caso certo di mettersi questi problemi. Quindi si può trovare adesso su iTunes Store, ma noi nell'attesa che il 1° settembre venga pubblicato ve la facciamo ascoltare. Si intitola Accanto. Sempre di guardare il confine del mio orgoglio, il cuore mi dico
grazie. Accanto uscirà il 1° settembre, quindi ricordatevelo, andate in qualsiasi negozio online, giusto, almeno per sentirlo, oppure anche semplicemente su YouTube, perché dal 1° settembre ci sarà il video, anche che abbiamo girato nei mesi di luglio, un video molto divertente, sono sicuro che vi piacerà. E che altro dire, grazie a tutti per la presenza, per l'entusiasmo, per la partecipazione. E se volete seguire un altro concerto e non sapete, magari vi capita sotto casa e non lo venite a sapere, e questo ci dispiacerebbe, e allora in questo caso è molto facile, basta andare sul nostro sito www.collage.it e lì ci sono tutte le date del tour, e inoltre ci sono anche le icone dei nostri social, cliccando su ciascuna delle quali entrate direttamente sul nostro social, quindi basta cliccare su Facebook per entrare nella nostra pagina Facebook e via dicendo. Ovviamente se venite a trovarci su Facebook o su Instagram lasciate un bel like, perché per noi è molto molto importante, il popolo sta crescendo. Vi do una notizia che su Facebook stiamo per toccare gli 85.000, forse li abbiamo già toccati ieri, oggi non ho più controllato, e quindi col vostro aiuto arriveremo entro la fine dell'estate a 100.000, ed è già un bel traguardo sapere che 100.000 persone interagiscono con noi. È veramente una grande gioia, credetemi, tutto questo senza spinte televisive, radiofoniche o altro, soltanto con le forze del nostro pubblico, di voi che ci seguite tutte le sere. Bravo, Tony! E che ci venite a trovare. Quindi se volete venirci ancora a trovare potete andare a vedere le date sul nostro sito, oppure direttamente sempre su collage.it iscrivervi alla newsletter, come sono tantissimi ormai iscritti, ricevono sul proprio telefonino tutte le date del tour e tutte le novità con le uscite discografiche, eccetera. Ripeto, basta andare su www.collage.it e si trova tutto questo, anche per organizzare un concerto. Se qualcuno vuole organizzare un concerto a casa propria o a casa del vicino, collage.it, e ci sono le informazioni su come fare. Detto questo, io ringrazio tutta l'organizzazione della festa, che insieme al nostro agente di zona Sergio Di Cicco ha organizzato questo concerto. Quindi a questi ragazzi che hanno lavorato tanto per realizzare il tutto dedicherei un gran bel applauso, perché se lo meritano, per l'organizzazione. E poi non solo vogliamo ringraziare, come tutte le sere, se me lo concedete, se non pensate che parlo un po' troppo, perché abbiamo comunque cantato abbastanza, però ci sono ancora tante canzoni da cantare. E quali sono? Non le diciamo. Allora, se me lo permettete, se me lo concedete, voglio ringraziare tutti i ragazzi che lavorano con noi durante, prima e dopo il concerto, a cominciare dal nostro ingegnere del suono, lì con la sua bavero verde, Enzo Rizzo. Al suono Enzo Rizzo, e poi tutti i ragazzi della LS Service di Napoli, capitanati da Francesco Rega, con inoltre Andrea Romano, Luigi Pastore, Luigi Esposito, Marco, Antonio e Fabio. A tutti questi ragazzi il più bello applauso che sapete fare. Yeah.
Sia, io già ho solo sì.
Qualcuno